Io ti faccio aprire prima, ti faccio uscire. Se tu hai 30.000 mi piace di questo video che stanno vedendo ora, quindi questo qua della cantina. Sì. Ci fai, mi fai fare a me e a te bungee jumping, se no non ti apro. Va bene, dai, ok, vieni giù ad aprire subito. Devi, bene, dire, dai, lo, devi dire, lo prometto davanti a tutti. Lo prometto davanti a tutti, vieni ad aprire. Abbiamo vinto, ragazzi, questa è una vittoria, vedrete il bungee jumping. E bella a tutti, ragazzi, sono Rimoldigno. E oggi, ragazzuoli, siamo qua in un video veramente assurdo. Ragazzi, la qualità è migliorata, nuova fotocamera, nuove attrezzature, spero proprio di sì, ditemi se è migliorata. E oggi, ragazzi, siamo tornati qui con uno scherzo leggendario a Paparima. Infatti sono giù nel mio condominio e mio papà è su in casa. L'ho registrata giù questa intro perché non voglio che senta nulla, neanche un minimo cosa, che sto preparando qualcosa. Sono sceso e oggi, raga, chiuderemo Paparimo in cantina. Bella Bomber, vuoi essere salutato nel prossimo video? Se vuoi essere salutato, cerca la faccia nascosta di Paparimo in questo video e scrivi il minuto qua sotto nei commenti. In questo video saluto. Saluto il King 06299, Fancy Gamer, Noob Grievous 007 e Leop Cusinato. Bella ragazzi. Vi lascio 5 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale. 5, 4, 3, 2, 1. Per altri scherzi 20.000 mi piace almeno. Ebbene sì, ragazzi, lo andremo a chiudere in cantina. E adesso vi spiego tutto. Povero Paparimo. Allora, ragazzuoli, adesso lui è su in casa. Gli citofonerò e gli dico: guarda papà, sono giù, portami giù le chiavi della cantina che devo prendere una cosa in cantina. Quindi lo facciamo scendere e poi zazam, lo chiudiamo dentro. E ho anche qui la GoPro, così metterò la visuale dall'interno della cantina e vedrete quello che succede, ragazzi. Allora adesso vi faccio vedere com'è la cantina. Ebbene sì, ragazzi, questa è il posto dove si va giù in cantina. Ci sono qua gli scalini. Raga, è abbastanza anche terrificante, cioè, come roba. Si va a cedere, si scende qua e qui c'è la porta con cantine. Paparimo. E niente, ragazzi, adesso guardate da qua sotto. Noi lo porteremo qua giù, gli faremo aprire la cantina e poi... Ok, ragazzi, che la nostra missione abbia inizio. Andiamo a citofonare a Paparimo. Lo facciamo scendere, gli dico che... Se mi chiede perché sto riprendendo, gli dico che sto riprendendo perché quella cosa che prendiamo in cantina serve per un video. Ok, ragazzuoli, andiamo a citofonare a Paparimo. Non risponde? Sì? Oi, pa, sono io. Mi porti giù, per favore, le chiavi della cantina che devo prendere una cosa per un video? Aspetta, adesso fammi vestire, che sono, cioè, sono qua i pantaloncini. Ok, me le porto giù, grazie alle chiavi. Ma cos'è che devi prendere? È una roba che c'è giù in cantina, dai, ti aspetto giù. Ciao, ciao, ciao. Arrivo un attimo, ciao. Ciao, ciao. Prima missione compiuta, let's go, adesso lo aspettiamo. Ok, ragazzuoli, dovrebbe arrivare Paparimo da lì. Regà, tra poco, cioè, insomma, sono già 5 minuti che lo aspetto. E... speriamo. Dai, eccolo. Uè, Paparimo, come la va? Come la va la vita? Come la va? Basta con sta roba qua. Come stai? Dai, dammi le chiavi. Ma ce l'hai sempre in mano. Basta, dai. Cosa devi riprendere? Che allora, dobbiamo cantina, andare... Aspetta, ascoltami un secondo. Dobbiamo andare giù a prendere una cosa per un video che poi dobbiamo allora fare, andiamo, insieme a te. Muoviti. Niente, questa è già parte del video, quindi saluta. Ciao, ragazzi, ciao. Oh, mamma, ho colpito... Ok, andiamo. Allora, tu apri e vai giù a prenderla intanto. Dammi le chiavi. Guarda che ti esce le robe dalle tasche. Eh sì, mi stava cadendo. Ma non si può mettere tranquilli un attimo. Vai, quante cioè, storie. Non sei capace di venire su a prendere le chiavi e farti le cose. Io non lo so, cioè. Vai. Mamma cantine. Mia, che roba. Aspetta un momento. Tieni. Grazie. Quindi prendiamo quella cosa e poi torniamo su. Il video praticamente adesso te lo spiego. E qual è la nostra cantina che non hanno mai vista? È questa qua. Ma non è che devi far vedere la cantina, cioè, non è... Vabbè, arrivo, vado a chiudere la porta e metti che entra qualcuno. Arrivo, vado a chiudere la porta. Muoviti, che ce l'ho già premura. Sì, sì. Arrivo. Arrivo. Sì, sì, scusa. Scusa, pa, un secondo, non si chiude sta porta. Perché?
Scusa, cosa c'è, pa? Eh? E niente, che è cambiato il video. È praticamente diventato il video chiudo mio papà in cantina. Guarda sul tavolo. Il tavolo che c'è lì in cantina. Ho piazzato un'altra telecamera. Aspetta, dove sei che ti vengo a vedere? Che c'è una fessura aperta, raga. Dove sei, pa? Salutali in telecamera. Ti ho lasciato anche la sedia vicino alla telecamera. Allora, intanto ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' come sta la vita delle cose. Raga, qua devo dire che si sta alla grande. Povero papà. Pa, mi sa che ti tocca star 24 ore lì dentro, eh. Aspetta, pa, i miei fan vogliono vedere un po' la tua situa. Raga, voi avete pure la telecamera all'interno. Bravo, siediti lì, papà. Vieni giù, vai a piedi ad aprire. Shh, non gridare che ci sente tutto il condominio qua. Uno stupido sei. Vieni ad aprire, papà, prego, qua sotto. No, ciao, pa, stasera cena cosa vuoi? Sono tornati i prank, paparimo. Sono tornati i prank. Ora come la mettiamo? Il King dei prank è tornato. Non ti suona niente, pa, King dei prank? King dei prank, non ti suona più niente? Come si sta giù in cantina? Oh, adesso io vado a farmi un giro, ci vediamo tra qua. Vado a farmi un giro, pa. E niente, doveva andare così. Ti vedo un po'... un po' così, pa. È passato ormai una mezz'oretta, eh. Allora, vado a comprarmi una roba. Come vai a comprarti una roba? Apri quella porta. 5 minuti sono qua, va bene? Ascolta, Simone, non fai baffo. Adesso va, adesso sono stanco, eh. È il bimbo Rimo chiuso, il bimbo paparimo chiuso in cantina. Dove li tieni i tuoi bambini? Io lo tengo in cantina, il mio paparimo. Dai, ci vediamo tra un pochetto, eh. Ci vediamo tra un pochetto, pa. A prendermi un'altra roba. Lo farò impazzire. Prima o poi lo farò impazzire. Raga, povero paparino. Non credo di aver capito. Neanche Siri ha capito. Sentitelo, sentitelo. Vabbè, raga, dobbiamo fare qualcosa. Io direi che per una mezz'oretta posso andarmene via ancora. Siamo già mezz'oretta che me ne sono andato. Adesso facciamo un'altra mezz'oretta che me ne vado. Sbronk. Raga, sono tornato e ancora qui. Che come procede? Come procede, pa? Io ti do 2 minuti per aprire quella porta, se no chiamo i pompieri, guarda. Io chiamo i pompieri. Caspita, c'è il numero di telefono. Allora facciamo così. Facciamo così, pa. E allora ci sentiamo via telefonicamente. Adesso mi metto un po'. Devo andare a comprare un'altra roba a Media World, eh? E torno tra po', dai. Tanto c'hai lì la telecamera, di qualcosa in camera, non lo so. Ciao, papi, ci vediamo tra. Ci vediamo tra un po', eh. Io intanto continuo il vlog. Ciao. E niente, ragazzuoli, ancora Rimoldigno. Vinco sempre. Adesso ci mettiamo un po' qua. C'è una fessura aperta dall'altro lato, regà, non l'avevo vista, guardate. Aspettate, prima di andare. Guardate, regà. Pa! Sono qui dall'altra fessura. Dove sei? Vediamo, ti posso vedere da ti più vicino. Per i capelli, eh. Ma ciao! Mette a fuoco la rete. Simone. Ciao. Adesso basta, il gioco è bello quando è corto. Ciao, papi. Adesso, allora, vado. Ciao, ci vediamo. Oh, adesso andiamo qua. Tanto qua non mi può vedere. Faccio finta di essermene andato per un'altra mezz'ora. E noi parliamo un po', ragazzi. Allora, fatemi posizionare la cam. Come vi butta la vita, amici? Sento che grida, raga. Povero paparimo, cazzo. Povero paparimo. Ok, raga, dopo un'altra mezz'ora e circa un'oretta che è dentro. Scendiamo giù e bussiamo alla porta, raga.
Il lupo mannaro. Chi è che è? Apri. Il lupo mannaro. Ascolta Simone, apri quella porta perché la sfondo adesso. Il codice di sicurezza? Simone ti rovino. No, è sbagliato, non è Simone ti rovino il codice. Porta. Il codice è? I pompieri qui, allora. Chiami i pompieri, Simone. Papà, facciamo così. Non ti agitare. Non ti agitare. Allora, facciamo una cosa. Io adesso devo andare a fare un'altra roba. Veloce. Ci sentiamo al telefono. Adesso ti chiamo, però, veramente. Prima non ti ho chiamato, sono tornato. Ero un po' impegnato. Adesso ti richiamo al telefono. Dai, ci sentiamo tra po'. Ti chiamo al telefono. Ok, adesso andiamocene via per un'altra mezz'ora e lo chiamiamo al telefono. Ok ragazzuoli, sono via da un'oretta e mezza ormai. Andiamo a chiamarlo, raga. Tanto voi state vedendo quello che succede là dentro, io non so cosa stia succedendo. Pronto? Ciao pa, tutto bene? Ascolta Simone, vieni ad aprire perché non ce la faccio più. Vieni ad aprire perché non ce la faccio allora, più. Allora, tu devi Simone. Dire... che Rimoldini è il migliore. No, ascolta Simone, adesso io ti dico soltanto una cosa, tu mi devi soltanto far uscire da qua. Ok. Perché sono sfinito. Bisogna patteggiare per qualcosa. Perché c'è, allora ti spiego, papà. Ti conviene farlo subito, Simone. Allora, papà, aspetta, ti spiego. Mi si sta andando proprio il sangue al cervello. Allora, qua. Ti spiego, papà. Il video sono 24 ore lì dentro, capito? Se, allora, se io ti faccio uscire prima delle 24 ore, dobbiamo fare un patto, insomma, tu mi devi dar qualcosa. Sì, dimmi cosa ti devo dare, dimmi. Non lo so, adesso fammici pensare, lo chiedo anche ai miei fan. Ragazzi, cosa posso chiedere a Papa Rimo? Ascolta un attimo, adesso ti voglio. Allora, facciamo così. Io lo apro, gli apro a Papa Rimo. Anzi, aspetta, adesso ti butto giù, intanto rimani lì un po' a rinfrescare le idee, ciao. No, smettila! Allora, ragazzotti, devo avere un riscatto, devo avere qualcosa in cambio di tutto ciò. Mi sa che gli chiedo? Se gli posso chiedere? Ce l'ho ragazzuoli, siccome mio padre non me lo vuole lasciar fare, se questo video, io gli andrò a proporre che se questo video che state vedendo arriva ai 30.000 mi piace, lui mi farà fare bungee jumping e lo farà con me, glielo prometto e glielo faccio promettere davanti a voi e lo facciamo uscire dalla cantina, se no dalla cantina non esce. Andiamo a chiamarlo. Senti, ascoltami, ho trovato l'accordo. Ascoltami. Ascolta un attimo. Fermati. Sono stanco, non ce la faccio più. Fa anche pa, freddo. Ascoltami un secondo. Certo. Ho trovato l'accordo. Io ti faccio aprire prima. Ti faccio uscire. Se tu hai 30.000 mi piace di questo video che stanno vedendo ora, quindi questo qua della cantina. Sì. Mi fai fare a me e a te bungee jumping, se no non ti apro. Va bene, dai, ok. Vieni giù ad aprire subito. Devi dire, lo prometto davanti a tutti. Lo prometto davanti a tutti, vieni ad aprire. Abbiamo vinto ragazzi, questa è una vittoria, vedrete il bungee jumping. Vieni ad aprire. Gli andiamo ad aprire, se lo merita. Per un bungee jumping questo è altro, regà, 30.000 mi piace. Lascia un like or... Regà, se l'hai meritato. Per il bungee jumping se l'hai meritato. Andiamo giù ad aprirgli. Basta, arrivando. Come stai? Bronco. Bungee jumping? La vuoi smettere? Stupido. Però ormai hai fatto una promessa. E quella promessa. Il mio gioco ha vinto. Smettila. Ho vinto. Smettila, stai zitto. Ho vinto. Smettila. Tanto fammi andare a riprendere la mia GoPro. Ciao. Quindi con sta doppia inquadratura, cosa dice a tuo discapito? Simone, andiamo di sopra e basta, spegni quella roba. Vabbè, sei stato due orette e mezza. Spegni quella roba. Sei stato due orette e mezza, poteva andare molto peggio. Smettila, andiamo di sopra. Ragazzuoli. Andiamo, cosa stai facendo adesso? La clip finale del video. Ragazzuoli, se volete altri scherzi a Papa Rimo, regà, almeno 20.000 mi piace. E ai 30.000 l'ha promesso lui. Andiamo adesso, andiamo perché finisci male, guarda, muoviti. Bungee jumping. Sì, te lo faccio fare io il bungee jumping adesso. L'hai promesso. Andiamo. Ragazzuoli, mi raccomando, un bel like, andatemi anche a seguire su Insta, chiocciola Rimoldini. Muoviti. E bella ragazzi, ciao!